Paolo Grimoldi, che lega parte con Matteo Salvini? Beh, una Lega giovane, una Lega fresca, una Lega con delle idee innovative e una Lega determinata a far valere le ragioni del nostro territorio come sempre, ma non rivolto soltanto alla battaglia contro Roma, ma anche contro Bruxelles e la moneta criminale dell'euro che ha messo in ginocchio le nostre aziende, mette in difficoltà le nostre esportazioni e ha fatto perdere tanti posti di lavoro. Come si riconvince a rivotare Lega Nord a chi magari è stato un po' deluso in questi ultimi anni? Io credo che dobbiamo parlare coi fatti, la nostra linea politica è ineccepibile, che c'è un problema sulla questione settentrionale evidente, che ci sono degli sperperi in termini quantitativi abnormi nel centro-sud del paese altrettanto evidente, che ci sia un governo che continua a finanziare i lavoratori socialmente utili, è scritto nella legge di stabilità, quando al nord lascia disoccupazione o al massimo cassa integrati. La questione settentrionale è lì da vedere, la Lega deve parlare coi fatti, deve dare risposte, a cominciare da una buona amministrazione fino a riuscire a portare a casa dei risultati in termini politici e di riforme per far sì che al nord si riesca a far fronte alla crisi economica in modo definitivo e non continuando invece a dover mantenere mezzo paese anche in un momento di crisi economica. Quando la Lega dice che vuole fare una lotta contro l'euro, che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi siamo entrati, grosso modo il marco tedesco valeva 1.000 lire o poco meno quando siamo entrati nell'euro, dovete spiegarmi perché un marco tedesco grosso modo è 1 euro e 1 euro invece sono 2.000 lire, e da lì sono nati tutti i problemi. E è ovvio che noi in questa situazione le nostre aziende fanno fatica, come hanno fatto, tra l'altro oggi ci sono le delegazioni straniere, perché tante delegazioni straniere hanno fatto, tra cui quella della Le Pen, hanno fatto degli studi elementari su quello che significa la situazione economica con l'euro. Spagna, Francia e Italia sono state profondamente penalizzate, mentre la Germania addirittura ha un surplus commerciale eccessivo, è in frazione per surplus commerciale, cioè grazie all'euro incamera molti più soldi di quello che dovrebbe da andare in infrazione. Ovviamente se ne fregano perché sono soldi che vanno a casa loro. Noi abbiamo un problema contrario invece, non riusciamo più ad avere un'economia che sta sul mercato per colpa di una moneta troppo forte. Bisogna dare delle risposte, non si può andare avanti così.